Fine stessa asa. Ok, poi abbiamo il compagno, quindi abbiamo una barra del compagno. Allora siamo tutti qui. Capitano Narukami, posso fare una domanda? Non devi essere così formale, ci chiamiamo per nome nell'FSE per sentirci più legati. Quasi tutti non dimostriamo l'età che abbiamo. I gradi servono solo a calcolare la paga. L'FSE conta solo il potere, ricordatelo. Questo è il succo. Allora, qual era la tua domanda? Bene, Wataru non è ancora arrivato. Wataru è l'operatore di questo plotone. Ci dirige dal quartiere generale. La Futaba di persona 5. Il mio potere mi permette di comunicare telepaticamente senza l'aiuto del sistema fino a circa 500 km. Detto questo, c'è molto lavoro da fare, quindi unisciti al gruppo, apri la tua interfaccia personale. I capi squadra saranno Nagi, Yuito e Tsugumi. Ognuno di voi deve ascoltare gli ordini di Wataru e dirigersi verso l'obiettivo designato. Cercate di eliminare ogni strano nel percorso, la ritirata è permessa se credete di non farsela, ma raggiungete il vostro obiettivo. Tutto qui. Ricevuto. Ok, ci vediamo dopo. Buona fortuna. Dunque, lo so, dicevo che non è il caso di badare a quello che pensano gli altri, ma purtroppo c'è chi discrimina le reclute che non sono state selezionate. Non date ascolto a simili indozie. Certa gente è convinta che le truppe selezionate, avendo superato i test sanitari nazionali e la valutazione dei poteri, siano l'elite dell'FSE, e a pensarla così ce ne sono bizzeffe. Esattamente, questo non toglie che vi siano persone dotate di poteri incredibili, sia tra i volontari che tra gli adulti. Non c'è motivo di sottostimarsi. Ok, ricevuto. Grazie comandante, farò tesoro di queste parole. Beh, perlomeno non aver assunto ormoni per l'arresto della crescita fino a quest'età ha reso quest'uomo così capace e affascinante. L'arresto della ormoni. Questa roba qua la fanno anche con le ginnaste, se non ricordo male. Tocca anche, forse anche addirittura il maestro. Secondo me è una cosa folle, però ma lo fanno per appunto rimanere, perché più sei piccola più sei agile, credo che sia quello il motivo. Più sei piccolo in senso anche come altezza. Le professioniste a quanto pare si sottopongono a queste cose, non so. Wow, allora esiste davvero chi si autoproclama affascinante? Non avevo mai visto un simile esemplare allo stato bravo. Tsugumi, sai darmi la scossa anche attraverso i messaggi neurali, mi metti una certa ansia. Grazie infinite, capitano Seto, non perderò controversari del genere. Yuito, se qualcuno dice qualcosa di tanto terribile a te e al tuo gruppo, fammelo sapere, gli darò una bella strigliata. Poi, Wataru dice, lasciate a me il monitoraggio del vostro fisico, mentale, tengo d'occhio tutto il plotone, se la vostra salute è bassa ve lo dirò, in quel caso smetterete di combattere. Inoltre farò uso della telepatia con chiunque si trovi in un luogo con un pessimo segnale, si tratta di un collegamento. Diretto con me, non dimenticatelo. La vita di tutti è nella mia mano, e forse esagero, ma per me è una cosa molto seria. Non vedo l'ora di lavorare con voi. Dobbiamo mettere il nome, comunque in teoria è Wataru, credo. Il saggio è una connessione neurale tramite un cavo virtuale, la faccia virtuale, cioè, che ti permette di usare temporaneamente il potere degli alleati, quello qua.
discorso Genshin Impact, tra virgolette. Meno ne sa, scompare nell'angolo in basso a destra, cioè qua, quelle quattro icone lì. Che ti permette di usare temporaneamente i poteri degli alleati. Non so se possiamo averne più di uno. Il menu del SAS compare nell'angolo. Premere l'RB più i tasti che sono, corrispondono. Insomma. Quindi quello è rosso perché è sotto la B. Attiva il potere inserito nel rispettivo slot. L'effetto del potere ha una durata limitata. Quando la barra arriva a 0, quale barra? L'effetto viene disattivato. Puoi anche annullarlo manualmente premendo lo stesso tasto oppure con la levetta a destra. Quando il potere si sarà ricaricato potrai usarlo nuovamente. Ricorda però che ogni potere si ricarica a una velocità diversa. Esattamente come anche in Genshin. Vabbè. Se prendi in prestito appello cinesi, le armi e gli oggetti psicocinetici diventano infusi di fiamme. Le combo con un'arma hanno un effetto in un'area più ampia. Aumenta il danno inflitto al nemico e può causare l'effetto ustione se usato ripetutamente. Questo attacco è più efficace contro i nemici affetti da unto. Quali sono affetti da unto? A forzare il legame con Anabi aggiunge altri effetti. Santo, poi vediamo. Ok, così è attivato. No, che così non si vede. Ottenuto ambiente. Sono dati forse quelli. Certa quantità di danni da fuoco infligge l'effetto ustione. Qui c'è un qualcosa, cos'è? Gelatina leggera. Quell'icona lì cosa sarebbe significare? Che è un tombo? Ottenuto ambiente. Dati. C'è un bug. Devo dire punto dati.
Caotico. Ok, era quello, ma il problema è che me lo lasci sulla mappa. Sa che quella è una frase fatta, continua a ripeterla praticamente. Si può andare di qua? Eppure là c'è qualcosa. Si incastra come niente. Dove sarebbe? Ah. Viene premuto per attaccare con oggetti speciali con suona la barra. Esegui il comando successivo che compare a schermo. Per controllare l'oggetto speciale sferrare attacchi gentili. Ok, questa è un'aggiunta, credo, perché prima non si poteva. Aspetta, c'è qualcosa che non ho capito. Viene premuto. Attacca con un oggetto speciale. Cos'è quella cosa lì? Allora, è una libreria. Tieni premuto. Vabbè, è sempre tenuto premuto per attaccare con oggetti speciali. Cioè, in che senso? Sì,
Cioè, per esempio, in questo momento lì, per un attimo sembrava che fossero comparsi due. Perché non abbiamo. Ok, c'è R, P, R. Per me si è spiegato male, perché R. Devo avere abbastanza potere, innanzitutto mi sa. Scrivendo attacchi nemici al momento giusto, eseguire una scrivata perfetta che ti garantirà un'immunità temporanea, dandoti così un vantaggio. Prendendo determinate abilità potrai ricaricare la barra Psi con la scrivata perfetta, ma l'abbiamo visto prima. O mettendo a segno un attacco letale subito con la scrivata. Se sto prendendo, no, ma non riesco a prenderlo. Ok, prima uno poi l'altro, ma questo non lo spiegavo. Ho fatto. Detto che voglio dire, là non c'è scritto così, non c'è niente a fare. Scrivata perfetta. Ecco, quello che non ho ancora spiegato è quell'iconcina là che c'è sopra. Vediamo se lo spiegherà. Possiamo prendere quello. Io se non riesco a capire che lì ha lasciato. LT, io premevo l'RT. Vabbè, ma a parte questo, come si fa adesso? Facciamo. Quindi lo avessi aperto qualcosa qua, sì. Cambia il fatto che di lì non ci posso andare. Questo non si apre. Boh, forse si tornerà e magari ci avremo un altro potere, qualcosa del genere, non lo so. Per ora. Posso incredibile, la città si estende sopra e sotto di noi. Mi sembra di essere una realtà virtuale di un parco giochi in cui sono stata da bambina. Il tempo faceva da base di collegamento con Tugetsu. L'infrastruttura della città è stata distrutta in un attacco degli strani circa 5 anni fa. Quindi ciò che vedete è quello che ne resta. È la roccaforte della legione di Togetsu, giusto? Una specie di culto. Non dire ad alta voce, Kagero è un credente. Kagero. Kagero. Addirittura con l'accento. Kagero donne. Okay. Io leggo Kagero, ma era perfino sacerdote una volta. Cosa un sacerdote?
E vi rendete conto che posso sentirvi, vero? Non dimenticate che i auricolari del plotone sono tutti collegati. Scusa. Oh, non preoccuparti. I miei genitori erano credenti, quindi per me è stato normale diventare sacerdote. Non mi interessa per niente. Non mi interessa per niente del loro credo. Non mi interessa per niente. Boh. Non è tradotto. Ora che Kikuchiba è in questo stato, quasi nessun fedele viene più a suo. Sta facendo quel drone. Diamine, ci hanno trovati anche se stavamo disturbando le loro comunicazioni. Corvi, capitano, li chiama Corvi, sì. Quindi ci hanno beccato, state all'erta tutti quanti. Corvi. Stampa. Paparazzi, loro li chiamano corvi. Ragazzi, i corvi faranno un caso nazionale, ne faranno un caso nazionale, rendiamo la situazione emozionante. Preferisco fermarmi a leggere perché loro mettono questi messaggi così, ma non essendo in italiano, se non leggono, non capisco niente di cosa hanno detto. Questo era appunto Fidesz Strada per il Futuro. Aiuta. Ok, questo era quello che non sono riuscito a leggere. Sotto il comando del Seton Narukami si unisce così alla sua amica d'infanzia Hanabi e insieme si dirigono verso Kikuchiba per la loro prima missione e l'addestramento sul campo. Pressione di tipo tempo. Ricorda un po' anche come si chiama? Mira automata. Per certi. Mi ricorda un po' Mira automata anche. È un bel gioco, ma su PC non ha mai patch. Non ha mai fatto nessunissimo patch. Aveva dei problemi qui e là. Qualcosa è stato risolto da modo amatoriale con dei mod. Però è stata una vergogna. E poi è uscito quello nuovo. E però il PC non c'è, mi sembra, oh sì. Mi dispiace perché non è un gioco che può essere veramente interessante. Allora. Via qua. Mappa. Si deve scendere? In teoria su. Ok, lo dà. Okay. Lì c'è questo rombo con ottenuto. C'è ancora. Cioè non è nemmeno che è diventato, non so, grigio. A parte il fatto che non ci serve a niente, una volta che l'abbiamo preso, che cavolo, mi deve servire di ricordarmi che.
C'è anche intercetta, qua. Sono qua. Voglio vedere che cosa sono quelle cose lì comunque. Una certa quantità di danni da petrolio infligge l'effetto unto, che rende più facile essere affetti da ustione. Se subiscono danni da fuoco impedisce l'utilizzo. Bello 4. Dunque c'è RT, ma non vedo... Sempre a fare parlamento e combatto.